volta. La selezione naturale, il processo secondo il quale il più forte, il più intelligente, il più veloce si riproduce in misura maggiore rispetto agli altri, il processo che una volta aveva favorito gli aspetti più nobili dell'uomo, aveva cominciato a favorire caratteristiche diverse. La maggior parte della fantascienza dell'epoca prevedeva un futuro più civile e più intelligente, ma col passare del tempo le cose andarono nella direzione opposta. Un instupidimento generale. Com'era potuto accadere? L'evoluzione non sempre premia l'intelligenza e senza predatori naturali ad assottigliare il branco, cominciò a premiare coloro che si riproducevano di più e lasciò che gli intelligenti diventassero una specie in via d'estinzione. Avere dei figli è una importante decisione. Aspettiamo il momento giusto. Sì. Non vogliamo farlo senza riflettere, è ovvio. Proprio no. Ah, merda, sono di nuovo incinta! Cazzo! Abbiamo una caterva di figli! Non prendevi quella cazzo di pillola! Col diavolo! Cazzo, mi sa che mi sbaglio con Brittany. Brittany, figlia di puttana! Non possiamo permetterci un figlio adesso. Non con l'attuale congiuntura finanziaria, no? No, non avrebbe veramente senso. Stora di le orecchie, puttanella! Non gliene può fregare di meno di te! Qui però deve esserci qualcosa che gli piace! Ehi, non è niente per me! No! Oh, cazzo! Non sono stato io! Io non c'entro! Beh, abbiamo finalmente deciso di avere figli. Solo che non voglio incolpare nessuno, ma non sta andando bene. Oh, e sarebbe a dire? Semplicemente dico che prima di pensare all'inseminazione tu È sempre colpa mia, vero? Beh, io non ho spermatozoi. Sì, sì! Mi scopo tutte io! Quello è il mio ragazzo! Clevon è fortunato a essere vivo. Ha tentato di saltare con una moto d'acqua da un lago a una piscina e si è impalato con i genitali su un cancello. Ma grazie ai progressi nella ricerca sulle cellule staminali e all'ottimo lavoro dei dottori Krinsky e Altschuler, riacquisterà la piena funzionalità riproduttiva. Giù le mani dal bioferro! Sfortunatamente, Trevor è stato colpito da un infarto cardiaco mentre si masturbava per produrre sperma da usare per l'inseminazione. Ma io ho congelato degli ovuli. Così, quando arriverà l'uomo giusto, potrò ancora... Ecco... Sì. E andò avanti così per generazioni, anche se nessuno, quasi, sembrò notarlo. Ma nell'anno 2005, in una base militare non molto lontana da Washington, un semplice archivista dell'esercito, inconsapevolmente, stava per cambiare il corso della storia umana. Salve, Bowers. Lui è Pete.